Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio e disse: Signore, abbi pietà di mio figlio. È epilettico e soffre molto. Cade spesso nel fuoco e sovente nell'acqua. L'ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo. E Gesù rispose: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo qui da me. Gesù lo minacciò e il demonio uscì da lui e da quel momento il ragazzo fu guarito. Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù in disparte e gli chiesero: Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo? Ed egli rispose loro: Per la vostra poca fede. In verità io vi dico, se avrete fede pari a un granello di senape, direte a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà impossibile. Parola del Signore. Le letture della Santa Scrittura che la liturgia di oggi ci fa ascoltare e ci indica di meditare oggi durante l'arco della giornata sono incentrate e hanno come argomento due virtù: la virtù dell'amore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. E nel Vangelo di Matteo una virtù della fede. Perché non siete riusciti, perché non siamo riusciti a scacciare il demonio? Per la vostra poca fede. Se avreste fede pari a un granello di senape, eccetera, eccetera. Interessante come quando Dante deve presentare la figura di San Domenico nel canto dodicesimo, lo fa presentandolo proprio come un campione in queste due virtù: la virtù dell'amore, San Domenico viene chiamato l'amoroso drudo. Si parla di un rapporto, Dante parla del rapporto che San Domenico ha con il Signore anche in termini nuziali, no? Lo sposalizio presso il fonte del battesimo, con la fede. San Domenico come, è vero, campione anche della fede, l'amore e la fede, dunque. E il Vangelo della fede credo che possa essere oggi ripreso, rimeditato, perché mi sembra che sia intimamente legato, ovviamente anche il brano del Deuteronomio, no? Sull'amore assoluto nei confronti di Dio, ma oggi forse potrebbe essere la nostra attenzione attirata dal Vangelo di Matteo e dal mistero della fede. Nell'epigrafe introduttoria al Vangelo si dice: se avrete fede nulla vi sarà impossibile. E credo che dopo tanti anni, insomma, di vita religiosa
Una delle verità che più di altre ho interiorizzato, fatta mia, è che la vocazione, insomma, la chiamata alla vita consacrata è una realtà impossibile. Ha una impossibilità di realizzazione se affrontata soltanto con le nostre forze. Perché non siamo riusciti a scacciare questo demone che rende la vita di questo povero ragazzo così difficile, così pericolosa, così colma di sofferenza? Perché, risponde Gesù alla domanda, ovvero dei discepoli, perché c'era poca fede. In verità io vi dico, se avrete fede, pari a un granello di seme. La vita consacrata, la nostra sequela del Santo Vangelo sulle orme di Gesù, è un cammino di fede. Un cammino di fede, una fede che viene purificata giorno dopo giorno e che soprattutto viene purificata da ogni tentativo umano di costruire questa nostra sequela con soltanto le nostre forze, con la nostra buona volontà, con i nostri progetti, con le nostre azioni, il nostro entusiasmo. Si arriva ad un certo punto del nostro cammino come si deve comprendere attraverso una purificazione, insomma, no, interiore, che soltanto il Signore è il nostro baluardo e che la nostra vita è possibile in questa chiamata misteriosa, in questa vita misteriosa che è il seguire l'agnello ovunque va, come dice il libro dell'Apocalisse, soltanto perché, ecco, il Signore ci dona la sua fede e noi ci abbandoniamo completamente, vero, a Lui, nella donazione di noi stessi, nel timore che tutto, nella convinzione, meglio, che tutto ciò che ci ostacola, con pazienza, con affidamento, con umiltà, verrà da Lui, è vero, vinto e risolto. Oggi la tenuta o comunque cammino, no, che consacrato, la consacrata compie all'interno, è vero, di un monastero, di un convento, e mi sembra proprio maggiormente ostacolato da questa mancanza di fede, questa tenacia che non c'è nell'affidarsi giorno dopo giorno, vero, al Signore. Il nostro cammino, è inutile negarlo, è un cammino che proprio per il fatto di essere un cammino buono, un cammino che ci è stato preparato dal Signore, ha milioni di difficoltà. Il demonio con le sue tentazioni, le nostre fragilità, la nostra storia, tutto concorre affinché questa vocazione sublime, particolare, originale, di sequela assoluta di Gesù non si realizzi. Ma questo cammino fatto nella fiducia, no? Che il Signore ci accompagna e che noi siamo lì perché Egli vuole che siamo lì e non possiamo essere in un altro posto, ebbene questa tenuta quotidiana, questo radicarsi nella fede, no? In questa santa volontà del Signore è determinante, è determinante. Dobbiamo proprio fare anche l'esperienza della nostra impossibilità umana, ovvero a vivere la vita religiosa. Cioè si deve arrivare prima o poi a comprendere questa
e un'unzione dello Spirito Santo nel nostro cuore, che non c'è forza umana che ci possa, è vero, così essere di supporto da restare costanti e fedeli fino al giorno della nostra morte, ecco, nel cammino che il Signore vuole per noi. A meno che non subentri lo spirito dell'orgoglio, della superbia, l'orgoglio che può farci, scambiare, no? Quella che è la nostra determinata volontà nel gestire la nostra vita solo per affermare noi stessi con un atto di fede, insomma. Quindi quello che voglio dire è che questo cammino deve essere fatto proprio con un continuo ripetuto, tante volte anche nella notte, nella mancanza di ogni consolazione, ma un continuo atto di fede che prima o poi questi momenti duri, questi momenti di deredizione, no? Ecco, spariranno, ma spariranno perché abbiamo avuto fede, ecco, nella presenza di Dio nella nostra vita, dentro di noi. Questo credo che sia, è vero, la testimonianza fondamentale che possiamo rendere anche ai nostri fratelli, sorelle che vivono fuori, che vivono le prove della vita, che spesso vedono il deserto intorno a sé. Siamo fratelli e sorelle proprio in questo cammino di fede. E a volte si ha quasi l'impressione che la nostra fede sia veramente pochissima, no? Ci impauriamo di tutto, basta un piccolo evento, no? che ci distrae, che ci fa rimpiangere le quaglie d'Egitto, insomma. Ecco, ma questa piccola fede, pur ridotta a un lumicino, deve essere quella che ci guida, che ci impedisce di andare fuori strada. Questa è una verità importante. No, noi a volte pensiamo che, o riteniamo, o speriamo anche, perché ci fa bene, che la nostra vita sia illuminata da una grande luce, che vediamo tutto con chiarezza, vediamo lo scopo, il fine, quello. No, non è così. Ci sono, il Signore accende nella nostra vita tante piccole luci che non sono grandi, ma almeno sono sufficienti per impedirci di andare fuori strada. Allora chiediamo oggi il formulario della messa che ho scelto, quello della Santa Vergine, il sabato. Chiediamo a Maria, madre della nostra fede, colei che si è affidata al Signore al momento dell'Annunciazione, sia fatta la tua volontà, chiediamo, ecco, alla nostra Santa Madre di sostenerci in questo cammino di fede, in questo nostro abbandono filiale alla sequela, ecco, di Gesù. E chiediamolo anche a San Domenico, che è stato, appunto, secondo Dante, il fidanzato della fede con la quale si è sposato al momento del battesimo. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.